ultimi 122 anni è rimasto fermo a Zurigo, ma adesso si è spostato di 60 metri. Con una spettacolare operazione, le 6.200 tonnellate dell'edificio detto Maschinenfabrik sono state spostate per fare spazio alla vicina ferrovia. Stando alla società che lo ha realizzato, questo trasloco è il più importante mai messo in opera in Svizzera e in Europa. Inizialmente era stata prevista la sua demolizione. La cosa speciale di questo vecchio palazzo è la sua storia, è pieno di ricordi, evoca emozioni, ma anche la gente che ha avuto a che fare con l'edificio ha dei ricordi. È stato per 100 anni il cuore pulsante dell'apparato industriale di Zurigo e noi abbiamo deciso di salvarlo e tutti sono stati felici di questa soluzione. La preparazione è stata laboriosa ed è iniziata 10 mesi fa. I muri di supporto sono stati sostituiti da sostegni in acciaio. Una striscia di cemento con una rotaia è stata realizzata sotto l'edificio. Infine, grazie a speciali carrelli, l'immobile è stato spostato. L'operazione è durata 2 giorni, col palazzo sostenuto da carrelli con 500 ruote e spinto da pompe idrauliche. L'edificio era stato una fabbrica per diversi generi di macchinari, anche per le armi. Quando era stata annunciata la sua demolizione, una petizione popolare aveva chiesto di salvarlo.